Ecco un semplice esercizio in sospensione per rinforzare la parete addominale. Si parte in quadrupedia, si posiziona il collo dei piedi nella fibbia del TRX e si appiattisce il tratto lombare della colonna vertebrale. A questo punto, senza spostare il busto in avanti, bisogna sollevare le ginocchia e distendere le gambe. Nel riappoggiare le ginocchia a terra si deve sempre mantenere la colonna rettilinea. Una versione successiva prevede di sollevare le ginocchia e poi avvicinarle al petto cercando di toccare i gomiti. Un esercizio ancora più avanzato consiste nel far oscillare lateralmente le gambe tese mantenendosi in equilibrio sulle braccia. Si può eseguire anche in modo continuativo flettendo le ginocchia verso il gomito. Come tutti gli esercizi in sospensione, questi esercizi richiedono un elevato livello di coordinazione motoria ed è bene eseguirli sempre con un allenatore professionista. Abbiamo visto l'uso del TRX per allenare i muscoli addominali. Siamo partiti con un esercizio semplice, dunque sollevando le ginocchia, dopodiché portando le ginocchia al petto, quindi l'esercizio un pochino più avanzato, e infine l'esercizio in torsione. In tutti e tre i casi è molto molto importante portare le scapole in adduzione, quindi bloccare bene la scapola, non andare troppo avanti con le spalle e soprattutto ricordarsi di appiattire bene la curva lombare, quindi i glutei e l'addome sono sempre in tensione. In entrambi i casi bisogna sempre ricordare di mantenere la postura durante tutta l'esecuzione dell'esercizio. Anche quando svolgo la torsione, devo tenere sotto controllo la parte superiore delle braccia. Questo è il modo corretto per utilizzare il TRX in corpo proteso dietro.